Ok, allora iniziamo ad entrare nel vivo della manifestazione, nel vivo dell'evento. Allora, vediamo un attimo oggi di iniziare ad introdurre il software libero. Chi è interessato ovviamente all'evento su può tranquillamente salire su. Attendiamo qualche istante per far salire su le persone. Ok, bene, mi sembra il caso di iniziare, dai. Iniziamo a parlare di software libero. Oggi facciamo, io cercherò di fare un po' una panoramica sul software libero, sulle cose più importanti. Ovviamente questa mezz'ora non basta a toccare tutti gli argomenti, farò un cenno un po' su tutto. Parliamo di software libero, cerchiamo di darne una definizione. In realtà cerco di darvi il mio punto di vista e la mia definizione, quello che è per me il software libero. Ovviamente non si può non parlare di sistema operativo, di GNU Linux, che è ovviamente il sistema operativo a cui è dedicata questa giornata. Farò una carrellata sui software multipiattaforma e poi vediamo un po' qualche vantaggio, l'importanza del software libero. E scopriremo, insomma, vi darò alcuni cenni sul fatto che il sistema operativo GNU Linux in realtà non è utilizzato soltanto per i personal computer, quelli che vediamo noi o sui dispositivi mobili che abbiamo a disposizione, ma ci sono degli altri dispositivi abbastanza importanti che comunque lo utilizzano. Allora, cos'è il software? Quindi tutti quanti voi che vi siete avvicinati oggi qua, insomma, più o meno sapete cos'è un software. Un software non è altro che un codice sorgente che in qualche modo, elaborato da un compilatore o altro, ci permette di fare delle operazioni. Abbiamo il sistema operativo. Il sistema operativo è il sistema di base che mi permette di utilizzare il computer, il calcolatore elettronico, e poi abbiamo gli applicativi che vengono utilizzati ovviamente sul sistema operativo, che ovviamente permettono di editare del testo e di fare delle altre operazioni. Allora, si dice software libero, software gratuito. Non è così. Insomma, il termine free, la traduzione dall'inglese di software free, non indica prettamente e esclusivamente il fatto che il software sia gratuito. Non è assolutamente così. Il software libero può tranquillamente essere venduto da chi lo produce, se non altro per un principio fondamentale, che chi produce software comunque deve essere pagato, deve essere remunerato, insomma non può lavorare assolutamente gratis. Quindi iniziamo a dire cosa non è il software libero. Sicuramente non è necessariamente gratis, anche se molti di noi scaricano tranquillamente degli applicativi gratuitamente senza pagare assolutamente niente. Allora, il software libero è caratterizzato dalle famose quattro libertà. Queste sono le caratteristiche fondamentali, le uniche quattro fondamentali del software libero. Quindi noi possiamo tranquillamente eseguire il programma, quindi prendere il software libero e eseguirlo per qualsiasi scopo. Studiarne il funzionamento, e anche questo è importante, anche perché comunque chi lavora comunque nelle scuole sa quanto è importante poter vedere cosa c'è dentro il software e capire come funziona e vedere come è stato fatto, se non altro perché per imparare a produrre del software bisogna anche vedere come è fatto il software, bisogna vedere al suo interno come è stato sviluppato. Si può ridistribuire, quindi voi potete tranquillamente acquistare un software da qualunque parte, potete regalarlo, prestarlo, farlo utilizzare a chi volete voi. La cosa più importante, l'ultimo punto, è che sicuramente dà diciamo una marcia in più al software libero, è che lo si può migliorare, ed è questa la caratteristica. Chiunque produce software in realtà sa perfettamente che il software che andrà a produrre non sarà già perfetto, già adeguato a tutte le esigenze, a tutti gli scopi, ma dovrà migliorarlo e dovrà in qualche modo specializzarlo a seconda delle esigenze di ciascuno di noi. Le libertà devono essere ovviamente rispettate contemporaneamente, altrimenti smette di essere software libero ed è qualcos'altro.
Quindi l'accesso al codice sorgente è la caratteristica del software libero, quindi la possibilità di vedere come è fatto il software, come è fatto il codice sorgente del software che stiamo andando eventualmente ad acquistare o a scaricare anche gratuitamente da internet o a prendere da un CD. Insomma, questa è la caratteristica fondamentale. E l'accesso al codice sorgente è indipendente dal fatto che lo si sia acquistato o lo si sia preso in prestito e gratuitamente. Allora, un contributo notevole, vi diceva prima Pino che si ha paura di non avere l'assistenza. In realtà l'assistenza sul software libero c'è ed è presente su tutti i principali mezzi di comunicazione. La comunicazione è uno strumento fondamentale che viene utilizzato dalle comunità stesse che producono software libero. Gli strumenti principali, ma non sono tutti e non sono esaustivi, sono le mailing list, i forum. Stanno nascendo dei social network che parlano di software libero specifici per questo tipo di mondo. E questo è importante perché permette lo scambio di informazioni, lo scambio di idee, la condivisione delle idee e la condivisione delle conoscenze. Questo è l'aspetto che va in qualche modo evidenziato, per cui diciamo che il software libero permette di avere tanta di quella documentazione da potersi insomma documentare, da poter comunque aggiornarsi e valutare l'importanza o le caratteristiche del software stesso. Allora, si dice sempre, io qua riporto una frase di una persona che io stimo molto, insomma, che qualche tempo fa su una potete trovare il sorgente direttamente su un file di YouTube, che parla di libero e dice che il vero software libero è nato con internet, quindi che internet è aperto, che internet è la vera realtà aperta. Allora, internet è fondamentale ed è stato fondamentale per la diffusione di software libero, in quanto comunque internet è accessibile a tutti, per cui attraverso questo strumento si ha la possibilità di condividere tutte le informazioni e tutto quello che abbiamo a disposizione del software libero stesso. Allora, non si può non parlare di software libero, purtroppo, e non fare il paragone e il confronto col software proprietario. Qua vedete alcune caratteristiche, alcune differenze tra software libero e software proprietario. Le differenze sono elencate qua, non le leggo tutte, ma c'è una cosa che voglio evidenziare. Il software libero è fatto sia da sviluppatori, quindi singoli o piccole e medie imprese, quindi ci sono aziende che sviluppano software libero, che producono esclusivamente software libero, e la caratteristica è che ovviamente anche il software proprietario in questo caso è prodotto ovviamente da singole e da medie imprese, ma la novità del software libero, la novità, neanche tanto novità dell'ultimo minuto, insomma è una cosa abbastanza vecchia ormai, è che il software libero nasce attraverso anche delle comunità. Linux ha avuto appunto il suo grande successo, il suo grande sviluppo, anche grazie appunto alla condivisione attraverso le comunità che parlano di software libero, che hanno in qualche modo scelto di condividere questo modo di produrre software differente dal software proprietario. Allora, una cosa che voglio sottolineare è quello che spesso trovate scritto sul software proprietario, e c'è una frase che voglio sottolineare, quindi l'utente può installare e utilizzare solamente una copia del prodotto, quindi se io acquisto, scarico, ottengo in qualche modo, in modo ovviamente legittimo, software proprietario, spesso trovate frasi come questo. Questo vuol dire che se voi avete due computer in casa e volete installarlo su tutte e due, in teoria non potete farlo, insomma, per cui potete installarlo esclusivamente su un solo computer. Mentre invece su software libero, in modo particolare, insomma, i software che vengono comunque licenziati attraverso licenze pubbliche o licenza GPL, quello che potete fare, potete modificarlo per le vostre esigenze, quindi migliorarlo e adattarlo alle differenti soluzioni. Allora, cos'è una licenza? Diciamo che di licenze oggi ne parleranno più avanti due bravissimi avvocati dell'UG, per cui insomma non mi cimento io a raccontarvi esattamente cos'è una licenza, però di fatto una licenza, detto dal mio punto di vista da un tecnico, non è altro che un accordo tra le parti, cioè
Io vado da chi produce il software, mi metto d'accordo con lui su come utilizzarlo o come non utilizzarlo. Quindi una licenza fondamentalmente è una sorta di stipula di contratto tra chi utilizza il software, tra chi decide di acquisirlo e chi lo ha prodotto. Esiste la GPL, che è la licenza insomma, più utilizzata, la licenza che viene utilizzata per quanto riguarda il software libero. Stamattina avrete un talk che parlerà appunto di licenze in modo specifico, per cui avrete la possibilità poi eventualmente di avere tutti in modo approfondito e da persone sicuramente molto competenti maggiori dettagli e maggiori informazioni su questo aspetto. Allora, vediamo il nostro sistema operativo, a quello che ha dato origine poi anche un po' a questa giornata, Linux Day. Si parla di giornata di Linux, quindi giornata dedicata a un sistema operativo. E abbiamo detto cos'è il sistema operativo. Il sistema operativo è un software che permette di utilizzare un elaboratore elettronico. È sempre più diffuso, sempre più utilizzato, poi vedremo anche alcuni posti poco sospetti dove viene utilizzato e dove è comunque molto diffuso. Allora, Linux è fatto da un kernel, quindi ha al suo interno una struttura specifica, quindi il kernel non è altro che il cuore del sistema operativo stesso, è la parte, un po' la parte centrale, ed è di fatto il sistema operativo stesso. Per quanto riguarda l'architettura del kernel, abbiamo qua più o meno una struttura, insomma un disegno che ci fa un po' capire come i processi possono accedere al kernel, utilizzare il kernel e mi permettono appunto di utilizzare il mio calcolatore, quindi la CPU, la memoria e così via, tutto l'hardware che abbiamo a disposizione. Quindi sentirete spesso parlare di kernel. Kernel è la parte centrale, il cuore, di per sé il sistema operativo stesso. Però sentirete parlare anche di distribuzioni. Qua se andate su all'area InstallFest avranno diverse distribuzioni da potervi installare sul vostro computer. Per cui diciamo che la distribuzione non è altro che il vestito un po' del sistema operativo stesso. È la differenza tra una distribuzione e l'altra, tra l'altro c'è stato l'anno scorso, se non ricordo male, un talk dove qualcuno parlava nello specifico di tutte le varie distribuzioni di Linux, per cui andate a vedere quelle slide dove c'è un elenco esaustivo e molto chiaro di tutte le varie distribuzioni. Le distribuzioni non si differenziano solo per il colore, ma anche da alcune caratteristiche l'una dall'altra che ovviamente hanno tra di loro. Allora, le distribuzioni ne esistono diverse, su uno dei siti che rilascia distribuzioni troverete distribuzioni per un server piuttosto che infrastrutture cloud. Diciamo che ne esistono per diversi gusti e per diverse esigenze. La cosa importante è quello che, almeno il suggerimento che do sempre io, diciamo che è bene avere la possibilità di vedere le diverse distribuzioni, ciascuno di noi, e poi ovviamente è libero di scegliere quella che preferisce. Ed è importante che ciascuno di noi effettivamente trovi la distribuzione che più ci piace, non solo per un gusto estetico, per il semplice gusto di scegliere un colore piuttosto che per un altro, ma proprio perché ciascuno di noi ha diverse esigenze, ciascuno di noi ha le sue esigenze, per cui è bene che ciascuno di noi possa avere l'opportunità di utilizzare quella più idonea a soddisfare in qualche modo tutte le nostre richieste per poter fare tutto quello che vogliamo col nostro computer. Allora, esistono le distribuzioni live. Quindi le distribuzioni live cosa sono? Non sono altro che delle distribuzioni che potete trovare su pen USB oppure su dei CD che non richiedono necessariamente modificare subito il sistema operativo all'interno del vostro computer, non fa danni normalmente sul vostro computer, ma basta semplicemente inserire il CD o la distribuzione attraverso il supporto USB, provare la distribuzione, vedere un po' quali sono le caratteristiche, provare a giocarci un po' e vedere un po' come funziona. Una cosa che ho trovato qualche giorno fa, su questo sito trovate la possibilità di vederlo anche online, attraverso il browser potete provare la vostra una distribuzione di Ubuntu, che è una cosa abbastanza carina, insomma potete un po' giocare e vedere un po' come funziona.
Allora, una cosa importante che voglio raccontarvi sul sistema operativo, si dice divide et impera, che cosa vuol dire? Vuol dire che spesso si divide insomma, per imperare, per dominare. C'è una frase che ho trovato sul web che evidenzia questo concetto, insomma, vi invito a leggerla un attimo. Praticamente la cosa che voglio evidenziare qua è questa, è che dividere i processi nei sistemi operativi, nel software, significa avere la possibilità di gestirli in modo più corretto, in modo più performante e poter in qualche modo imperare sul sistema operativo, sui processi. È fondamentale dividere le varie cose. Quello che vediamo per esempio su Linux, una cosa che succede e una cosa che avrete subito sotto mano e sott'occhio, è che avete la possibilità di utilizzare un sistema operativo sia come amministratore che come utente. Quando voi accedete al sistema operativo siete dei semplici utenti. Quindi è importante dividere e separare anche in questo caso, e questo concetto di divisione dei processi, di divisione dei sistemi è molto forte su Linux, perché comunque questo permette intanto al semplice utente di non fare dei danni sul nostro sistema, mentre invece permette poi eventualmente ad un utente più avanzato che conosce meglio il sistema, che ha delle conoscenze superiori, quello di poter intervenire e di fare delle modifiche sul sistema senza in qualche modo fare troppi danni. Allora, questa non si vede benissimo, l'architettura dell'organizzazione gerarchica e ad albero del sistema operativo e dei file all'interno del sistema operativo. Una cosa molto importante e fondamentale è quello di avere una struttura ordinata, ben articolata e ben organizzata, sempre per lo stesso principio di poter in qualche modo poter amministrare, gestire e imperare sul sistema e sul sistema operativo. Allora, l'unico svantaggio che trovo io su Linux è questo, è che tutte le persone che trovo io e che vedo io che utilizzano Linux poi non lo lasciano più e passano definitivamente a Linux, per cui uomo avvisato, insomma mezzo salvato, vedete un po' voi, se decidete di installare Linux sul vostro computer sappiate che comunque non rischiate di restare immersi dentro questo mondo. Allora, il software multipiattaforma, ne esistono tanti, ne esistono diversi, e cosa sono? Sono gli applicativi, quelli che dicevamo prima, i software che vanno installati sul sistema operativo e che servono per fare delle operazioni, editare del testo e così via. L'utilizzo di sistemi multipiattaforma è molto ma molto importante, molto utile, perché ha reso dei software liberi che venivano utilizzati prettamente sotto Linux, ha dato la possibilità a questi software di essere liberati e di essere utilizzati anche in altri sistemi operativi, e questo è importante. È importante, per esempio, viene utilizzato molto nelle aziende o nelle pubbliche amministrazioni, in quanto se un utente inizia a utilizzare degli applicativi come Office, come Open Office o come Firefox o altro su altri sistemi operativi, poi diciamo che risulta facile cambiare sistema operativo, togliere da sotto qualunque altro sistema operativo proprietario e sostituire Linux. I software multipiattaforma sono diversi, insomma. Abbiamo OpenOffice, che è la suite d'ufficio che ci permette di editare del testo e di fare tutta un'altra serie di operazioni. Firefox, che è il browser, ricordiamo, il browser serve per navigare su internet. Thunderbird, che è il client di posta elettronica, che può essere utilizzato anche questo, sia sul sistema proprietario che su Linux. GIMP, che è un programma di grafica un po' complicato all'inizio da utilizzare, diciamo che all'inizio risulta un po' complesso, un po' difficile, un po' ostico, però in realtà poi è un programma che permette di fare delle cose molto molto belle, molto interessanti. Blender, vi invito, insomma, qua abbiamo degli esperti di Blender fuori che vi potranno spiegare come si utilizza questo software, per cui vi invito eventualmente a chiedere informazioni alle persone che stanno qua fuori. Programma per la registrazione audio, molto carino questo programma, utilizzatelo perché è abbastanza simpatico e molto ma molto semplice da utilizzare. 7-Zip per appunto la compressione dei dati.
Poi Ardesia ha un altro programma che viene rilasciato sotto licenza GPL, questo è molto utile più che altro per gli insegnanti o altro, in quanto comunque simula sul PC una lavagna multimediale. Diciamo che, visto che in questo periodo si parla spesso di lavagne multimediali, può essere utile iniziare a provarlo sul PC per poi eventualmente estenderne l'utilizzo a lavagne multimediali un po' più grosse. Allora, si ha spesso paura, una domanda che ci viene fatta spesso: se il software è libero, se il software è aperto, se è accessibile, è anche sicuro? Vi dico di sì, insomma, per esperienza personale, per tutto ciò che si racconta in giro e per tutto quello che vediamo in giro, diciamo che il problema maggiore non è tanto segretare il sorgente del software, ma più che altro capire cosa succede intorno. Per cui, che senso ha passare il tempo a cercare di tenere nascosto il software per far sì che nessuno lo veda, quando poi il problema non è tanto quello, ma avere la sicurezza di tutto ciò che c'è dietro il software, non su come è fatto il software libero. Per cui chiunque dica che il software libero non è sicuro, insomma, non è esattamente così. Allora, i vantaggi del software libero sono tanti: l'indipendenza dal produttore, questo, insomma, chiedetelo alle piccole e medie imprese, di fatto è fondamentale non avere un singolo produttore che ci fornisce un software. Questo è una cosa determinante sia per i costi finali del software che per la manutenzione. Diciamo che poter scegliere è sicuramente importante. L'adattabilità del software libero: abbiamo detto che il software aperto è adattabile, modificabile, per cui se è adattabile e modificabile io posso appunto modificarlo a mio piacimento. Ha un'alta qualità, questo lo vediamo noi, insomma, un po' per esperienza, notoriamente, insomma, è un sistema abbastanza stabile, e diciamo che è più veloce nelle innovazioni, perché comunque, essendo legato spesso allo sviluppo all'interno delle comunità che stanno su internet, capite bene che viaggiano più velocemente le novità rispetto a una novità che invece bisogna aspettare che venga introdotta da una software house che produce un dispositivo o un software. La sicurezza e anche ovviamente i costi che vanno riequilibrati, nel senso che il software non vanno esclusivamente a chi produce il software, ma in qualche modo vanno ridistribuiti anche su chi fa manutenzione o chi migliora il software. Allora, ambiti di utilizzo del software libero: anche questa è una cosa che mi preme raccontarvi, perché il software libero notoriamente lo vediamo sui computer, in realtà sto notando sempre più spesso che viene utilizzato anche in altri dispositivi. Io ne conosco alcuni, volevo farveli vedere. Questo è un dispositivo ed è una centralina che viene utilizzata nei progetti di Smart City per la gestione dell'illuminazione pubblica. Quindi questo dispositivo, che è basato su una piattaforma Linux, è un dispositivo che viene utilizzato per l'automazione dell'illuminazione pubblica e della gestione del sistema dati, di tutti i dati che passano all'interno degli impianti elettrici, dei quadri elettrici stradali. Per cui Linux non è solo per il computer, ma lo stanno utilizzando sempre più spesso in dispositivi un po' più particolari. Questo è un esempio, ce ne sono anche altri. Quest'altro viene utilizzato invece, Connection, viene utilizzato per l'automazione domestica, per quella che chiamiamo domotica, insomma, permetterci di accendere la lavatrice quando siamo fuori casa, in modo che la lavatrice parta, ci lavi la roba e quando rientriamo possiamo tranquillamente estenderla. Questo è l'utilizzo pratico. E anche questi dispositivi sono basati appunto su sistema Linux. Qua ci sono le caratteristiche tecniche, poi, insomma, se abbiamo un po' di tempo, se avete la curiosità di andare a vedere sul sito Domotica Labs, ci sono tutte le caratteristiche tecniche di questo dispositivo. Allora, software libero per le piccole e medie imprese, quindi il software libero esiste, oltre che per la scuola, come diciamo sempre, o altro, anche per le piccole e medie imprese. Spesso non viene preso in considerazione per una questione di comodità, di semplicità, o perché, come capita spesso, una persona sceglie un software perché magari l'amico ci ha consigliato quel software piuttosto che un altro, perché magari si è trovato bene.
Quello che è bene valutare è che esistono degli altri software, invece del software libero per le piccole e medie imprese. Fra l'altro questi software li trovate tranquillamente su internet, potete tranquillamente vederli. C'è la possibilità in segreteria, sono in vendita delle pennine USB, tarda mattinata dovrebbero arrivare, insomma più tardi arriveranno, delle pennine USB che contengono questo software, per cui potete anche tranquillamente acquistare una pennina USB contenente tutto questo software. Allora, un'ultima cosa, faccio un po' di pubblicità, anche perché c'è un libro di testo che potete tranquillamente visualizzare su internet in PDF e parla di contenuti aperti e beni comuni. Vi invito a farlo, vi invito a prenderlo, a utilizzarlo e a visualizzarlo, eventualmente di chiedere di adottarlo nelle scuole, perché no, insomma, si parla comunque di contenuti aperti ed è a costo praticamente zero, perché potete tranquillamente scaricarlo e vederlo in PDF. Vale la pena di leggerlo, vedetelo, insomma, non lasciatelo là come indicazione basta, ma vi consiglio proprio di andare a leggere attentamente questo libro di testo, se non altro perché insomma non dovete pagare, potete tranquillamente vederlo su internet, per cui è abbastanza semplice. Allora, diciamo che io ho più o meno concluso qua, ci sono i tempi, sono rientrata nei tempi velocemente, insomma ho cercato di accelerare un po' per evitare di arrivare troppo in ritardo, per cui niente, insomma, se avete qualche domanda da fare ora potete farla. Vi ricordo però che c'è anche dopo la tavola rotonda, per cui vi invito a partecipare alla tavola rotonda. Se avete domande da fare, se avete problemi, difficoltà o altre curiosità da esporre, fatelo tranquillamente anche dopo. Se avete delle domande da farmi ora sul software libero, potete farlo ora o comunque ci trovate tutta la mattina qua in giro, potete tranquillamente approfittare della nostra presenza e usare la nostra disponibilità per chiederci informazioni. Io chiudo qua.